Eccoci qui ragazzi a parlare dell'evento tenutosi ieri in California. Elon Musk ha presentato la sua visione di come sarà l'evoluzione delle batterie Tesla nei prossimi anni. Ci sono parecchie novità e ve le riassumerò brevemente. Io sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video. Partiamo subito dicendo che forse ci aspettavamo troppo da questo evento. Si vociferava di batteria al grafene o batteria allo stato solido, ma non è stato così. L'innovazione comunque, a parer mio, c'è ed è anche molto importante. Il piano di Tesla Motors è quello di ridurre notevolmente i costi delle batterie per kilowattora. Ma come? Prima di tutto cambiano le dimensioni. Avremo celle più grandi, ora le abbiamo molto piccole. E questo si traduce in un minor costo di produzione, maggiore efficienza e migliore efficienza, e semplici da assemblare. Le celle saranno alte 80 mm, larghe 46 e conserveranno 5 volte più energia rispetto alle attuali, erogheranno 6 volte più potenza e porteranno ad autonomia superiori di circa il 16%. Ma prima di spiegarvi come sono realizzate queste celle, voglio ringraziare lo sponsor che da tempo ormai mi supporta e anche un giga grazie a voi che mi seguite così assiduamente e mi supportate ogni giorno. Grazie ragazzi! Con una tecnologia super sofisticata, complessa, disponibile su tutte le piattaforme, ma semplicissima da utilizzare, NordVPN è veramente il massimo per mettere in sicurezza i vostri dati sensibili, anonimizzare e proteggere la vostra connessione ad internet in qualsiasi momento. Io lo uso tutti i giorni, ormai è installato sul mio smartphone, sul mio Mac, sulla mia Android TV e anche sul piccolo hotspot che ho costruito recentemente e che tengo nella mia Tesla. NordVPN si inserisce tra voi ed il servizio internet che utilizzate, rendendo sicura la vostra rete, ma non solo, è possibile anche aggirare alcune restrizioni, connettendovi ad esempio dall'America e accedendo così a servizi che prima non avreste potuto utilizzare per via appunto della vostra posizione geografica. Oggi NordVPN è ancora più conveniente. Usando il codice sconto che vedete qui sotto, avrete un prezzo di 3,33€ al mese con un abbonamento di 2 anni e un ulteriore mese gratis. Mi raccomando, se vi piace quello che faccio, utilizzate questo codice NordVPN, così saprà che siete miei amici e forse sponsorizzerà qualche altro mio video. Ma ritorniamo a parlare delle batterie di Tesla. Dove sta l'innovazione? Beh, le nuove celle utilizzeranno degli elettrodi realizzati a secco che permetteranno, una volta implementati i processi produttivi su larga scala, di realizzare batterie più rapidamente, saltando alcuni dei passaggi attualmente necessari. Quindi niente più lavaggio delle batterie con solventi e niente più perdita di tempo prezioso per la loro asciugatura. Questo porterà le batterie Tesla ad essere più facili da produrre e più facili da smaltire. E a proposito di smaltimento, Elon Musk ha dichiarato che in futuro sarà direttamente Tesla ad occuparsi dello smaltimento e del riciclo delle batterie. Ora infatti se ne sta occupando un'azienda esterna. Gli accumulatori poi saranno realizzati su linee di montaggio che garantiranno volumi produttivi 7 volte maggiori rispetto agli attuali e ciò permetterà di abbattere il costo produttivo per gigawattora del 75%. Tesla punta così ad arrivare a produrre batterie per un totale di 100 gigawattora all'anno entro il 2022, per poi arrivare nel 2030 a 3 terawattora. Numeri veramente impressionanti, ragazzi. I tecnici inoltre hanno ideato un sistema scalabile che permette di evitare le costose lavorazioni delle materie prime. Il risultato è un aumento dell'autonomia del 20% e una riduzione dei costi del 5%. Tesla ha pensato anche di utilizzare differenti tipologie di catodi a seconda del modello, cosa molto interessante. Le vetture, ad esempio, con un ciclo di vita più lungo, come Model 3, e il nuovo modello d'ingresso con un modello più piccolo di Model 3 che costerà all'incirca $25,000, che è la famosa Model 2, che è l'auto elettrica per le masse, utilizzeranno catodi a base di ferro, mentre modelli come le Model Y, S e X impiegheranno un mix di nickel e manganese. I veicoli che poi dovranno trainare carichi pesanti come il Semi e il Cybertruck utilizzeranno invece catodi con alta concentrazione di nickel.
E grazie ai nuovi metodi di estrazione, Elon Musk ha dichiarato che nel Nevada ci sarebbe abbastanza litio per elettrificare tutte le auto degli Stati Uniti. Ma non le auto elettriche che ci sono ora in strada, ma tutte le autovetture a motore termico ancora presenti sul suolo americano. Veramente impressionante. Inoltre, il processo di estrazione salvaguarderà l'ambiente perché si estrarranno i componenti dalla terra e successivamente questa terra verrà riposizionata nello stesso punto di dove era stata presa, così da non essere affatto invasivi. Altra cosa molto importante riguarda la struttura dell'auto. Ispirandosi al mondo dell'aviazione, Tesla realizzerà delle batterie strutturali per le vetture. Ciò permetterà di ampliare del 14% l'autonomia, rendendo il telaio della vettura più rigido, leggero e risparmiando spazio a tutto vantaggio appunto dell'abitabilità interna. Questa soluzione utilizzerà inoltre 370 parti in meno rispetto ai pacchi batteria odierni. Recentemente Tesla appunto ha ideato e costruito una mega pressa che sarà responsabile della creazione di questo telaio. Tutte queste novità garantiranno a Tesla di risparmiare complessivamente il 56% a kilowattora per ogni batteria. Renderà più eco-friendly le sue auto, più sicure, più leggere, più performanti e con più autonomia. Come ciliegina sulla torta, Elon Musk ha inoltre lanciato i preordini della nuova Tesla Model S Plaid con tre motori, super performante, ed ha mostrato come sul circuito di Laguna Seca abbia fatto registrare il record di 1 minuto 30.3. Un risultato mai visto per una vettura nella sua categoria, da 0 a 100 in meno di 2 secondi, da 0 a 400 in meno di 9, oltre 300 km/h di velocità massima e più di 1100 cavalli ed una strabiliante autonomia di 830 km. Insomma, una bestia, e anche se proprio non economica, perché comunque costa circa $134,000 ed è possibile prenotarla ora. Poi non è stata data alcuna informazione su Cybertruck e Tesla Roadster, anche se rispondendo ad una domanda posta ad un utente della community, Elon Musk ha dichiarato che il Cybertruck sarà rivisto in chiave dimensioni per quanto riguarda il mercato internazionale. È auspicabile quindi che quando arriverà qui il Cybertruck sarà più piccolo, non avendo così alcun problema di omologazione. Pertanto, ottima scelta. Non sono state presentate innovazioni tecnologiche sui connettori, quindi niente vehicle to grid o vehicle to vehicle, perché al momento è ancora, diciamo, una tecnologia costosa ed il gioco non vale la candela, a detta di Elon Musk. Chissà, magari in futuro potrebbe anche arrivare come aggiornamento software, così ha detto. Ma a proposito di aggiornamento software, sempre Elon Musk sul palco ha dichiarato che sta guidando la sua Tesla con un autopilot aggiornato all'ultima versione ed ha specificato che sarà veramente un cambiamento epocale. I tecnici Tesla infatti hanno riscritto completamente tutto il software, campionando ora gli oggetti rilevati in tre dimensioni, rendendo veramente più facile e veloce per l'intelligenza artificiale il suo riconoscimento. Questo aggiornamento dovrebbe essere disponibile per tutti tra un mese o poco più, speriamo. Tutti poi speravano in un ulteriore one more thing, ma Elon Musk questa volta non ci ha soddisfatti appieno. Voi cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, io vorrei sapere cosa vorreste voluto vedere o cosa vi ha colpito di più. Io sono rimasto colpito dal fatto che abbiano utilizzato una tecnologia già presente, l'abbiano ottimizzata a livelli veramente molto importanti e che abbiano mantenuto la loro linea, quindi quella di salvaguardare il pianeta. Tutto questo processo senza acidi e molto molto green è veramente fantastico, e sono riusciti, e la forza di Tesla è stata quella di riuscire a diminuire il costo, aumentare la produzione e rendere le batterie ancora più performanti. Veramente fantastico, secondo me è veramente fantastico. Io vi ringrazio per aver guardato questo video flash e vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Continuerò a portare contenuti riguardo Tesla e al mondo delle auto elettriche. Mi raccomando, andate a dare un'occhiata al nostro sponsor. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie.